Ok, salve a tutti, questa è una rappresentazione finale di un ciclo di studi che è durato poco per quest'anno, soltanto 5 mesi, non è neanche la metà di uno studio regolare che fanno i bambini per quanto riguarda la danza. Oggi facciamo vedere la didattica della danza spiegata facilmente per i genitori, per gli allievi stessi e per chi volesse iscriversi ad un corso di danza. Io dico sempre che per insegnare danza non basta l'amore, non basta la passione, ma ci vuole soprattutto professionalità e competenza. E perché abbiamo in mano il futuro di questo paese, il futuro dell'Italia, il futuro in generale, i bambini. E la cosa più importante per me è la loro formazione. Quindi, grazie. Allora, Ludovico, cos'è per te la danza? Una cosa bellissima. Amore, sentiamo invece cosa c'ha da dire Melissa. Uno sport bellissimo. Uno sport, un'arte bellissima. Sì. Un'arte bellissima. E Patrick vuole dire due parole per la danza? Sì, per me la danza è una cosa bellissima, è uno sport anche molto bello. Un'arte, è un'arte. È un'arte. Bravi. Io sono Alessia e da quest'anno faccio parte di Arte e Danza e ho avuto il piacere di conoscere il maestro Dario De Leo, che davvero non conoscevo, e tra l'altro mi ha dato anche l'opportunità anche di fare un passo a due con lui, di ballare con lui. Io ballo da quando ero piccola, ma a livello, insomma, così amatoriale, per divertimento. È con lui che invece si capisce qual è la vera danza, quali sono gli sforzi, i sacrifici che un ballerino fa. E anche se sono un po' vecchiotta per la danza, io insomma spero di continuare ad avere queste bellissime esperienze con il maestro Dario, perché anche a Galato ne abbiamo dei veri professionisti, quindi sfruttarli è un bene, ecco. Quindi io ti ringrazio, Dario. Si fa quel che si può. Non fa niente, sempre con il sangue.